Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi un video di prodotti finiti che è un po' particolare perché ci sono tantissimi prodotti che nel corso dell'ultimo mese e mezzo mi hanno letteralmente salvato la vita. Ma prima di passare al video, se vi fa piacere rimanere in mia compagnia, non dovete far altro che pigiare quel bottoncino lì, attivare la campanella se vi va e insomma andiamo avanti. Un prodotto che ho usato davvero per lungo tempo, mi sembrava non finisse mai, ed è il contorno occhi. No, c'è di tutto, l'ambulanza, la tagliaerba, che dobbiamo fa? Non si sente niente, regà, non si sente. Dicevo, un prodotto che mi è sembrato di usare per una eternità, eppure erano solo tipo 15 ml, sì, il contorno occhi di Mater Natura, che non sono nemmeno certa che esista ancora in commercio, non lo so. Spero si sia visto, perché con il bianco ha sempre dei problemi esistenziali. Ma questo contorno occhi all'Eufrasia, un siero contorno occhi, praticamente è quasi inutile, nel senso che è proprio acquetta. Cioè, ora, io non ho un contorno occhi secchissimo, ma nemmeno mediamente secco, nemmeno normalmente secco. È abbastanza facile da idratare, questo è veramente acquetta. Infatti vi dico che quando ha fatto proprio il caldo, quello micidiale, che non riuscivo a mettere altro sul viso se non ettolitri di acqua termale o degli spray comunque idratanti, questo riuscivo sempre a metterlo perché era talmente acquetta che comunque si assorbiva subito. Nonostante quello, nonostante l'uso prolungato e continuato mattina e sera, non finiva mai. Detto questo, ovviamente, che vedevo aggiungere? Non lo ricomprerei, ma penso anche di non poterlo comunque ricomprare, perché mi pare che mi abbiate detto che non esiste nemmeno più, quindi non c'è proprio questo pericolo. Veniamo a un prodotto che invece mi è piaciuto molto, e meno male, perché ce ne ho altre due, perché io proprio così, sprezzante del pericolo, ne ho acquistate 3 confezioni perché erano in super offerta e quindi me le sono, senza averle mai provate prima, anche se queste maschere le ho provate un po' tutte, non so cosa mi sia rimasto ancora da provare, forse una, ma non sono neanche certissima. E appunto, era un kit di 3 parecchio scontate e ho deciso di prenderle a scatola chiusa. Sto parlando della maschera alla macadamia della Fructis, uno di quei fantastici barattoloni di maschera che sapete ho utilizzato, cioè, nel corso penso dell'ultimo anno e mezzo, 2 anni, quasi sempre queste come maschere, alternandole. Anche questa ha un buonissimo profumo, si comporta molto bene sui capelli, li lascia belli morbidi, si sciacqua molto bene, non li appesantisce assolutamente nemmeno se fate l'impacco. Io l'ho utilizzata anche prima dello shampoo, l'ho utilizzata quando sentivo i capelli nel corso, magari dopo 2 giorni che li avevo lavati, un po' secchi sulle lunghezze, l'andavo a mettere per andare ad ammorbidire un po', e anche in quel caso non li sporca, cioè sui capelli asciutti proprio. Sono tutte cose che consigliano loro di fare con questo prodotto. Mi è piaciuta molto e non la devo ricomprare perché ce n'ho altri 2 barattoli. Lascio per ultimo i miei salvavita e poi vi spiegherò perché. Un prodotto che mi è piaciuto tantissimo e che non so se è ancora in commercio, perché una di voi mi ha scritto su Instagram, se non mi sbaglio Esther, che l'ha cercato online e non ha più trovato questa linea sul sito di Tigotà. Sto parlando del gel detergente viso allo zafferano bio della Bioteca Italiana, questo qua. Il dosatore non è il suo, c'è un tappino bianco apri e chiudi, questo l'avevo messo io perché mi trovavo meglio. E fantastico, veramente fantastico, mi è piaciuto tantissimo, delicato, è un ottimo detergente viso. Altro prodotto utilizzato nel corso delle 200.000 docce estive è questo di Venus, il doccia crema all'orchidea rosa. Si avvicina sempre di più la tagliaerba, mi dico che è la nostra, quindi non posso fare niente, non posso chiudere la finestra, morirei. Questo l'avevo preso sempre nell'ordine su Tigotà durante la quarantena, e in diverse mi avete detto che questa linea è proprio carina, interessante, lascia un bel effetto sulla pelle, non va a essiccare, e devo confermare tutto quello che mi avevate detto. Non so se ci sono altre profumazioni, quando io l'ho preso da Tigotà c'era solo questa disponibile, che però è buonissima, mi è
è piaciuta veramente tanto questa profumazione all'orchidea, mi è piaciuta veramente tanto questa profumazione, ogni tanto ho un'uscita coatta, però sì, lo riprenderei, se non fosse che, se avete visto i miei ultimi video, mi è partita proprio la testa per una serie di bagno doccia, e li prenderò in tutte le profumazioni perché mi piacciono un sacco, e quindi penso che questi per il momento sono messi da parte. In un video vlog vi ho fatto vedere l'apertura di un mega pacco che mi ha mandato la mia Simona, sì, in effetti è un po' la mia Simona, la mia omonima e mia amica, la Simon, con tutti i vari prodotti Sien e DM. Se non l'avete visto e volete andare a curiosare su tutte le cosine che mi ha mandato, non avendo io il DM qui e inoltre avendo, no, la Sien, la Lidl, cioè dovrei fare il viaggio dei miracoli e quindi non ci vado mai, e ripeto, il video, se lo volete vedere, ve lo lascio nell'info box. Questo è lo spray on body lotion della edizione estiva, questa è un'edizione limitata estiva della Sien. È fantastico, mi è piaciuto un sacco, mi è piaciuto l'erogatore spray, molto carino, molto da un'idea proprio fresca dell'applicazione della crema, il profumo è buono, delicato e molto buono e lascia la pelle veramente idratata il giusto anche per le pelli secche nel periodo estivo. Va da sé che questo prodotto, se io lo usassi in inverno o adesso nel cambio di stagione, ciaone, cioè non ce la fa a idratarmi, insomma, come a dovere, ma per l'estate è fantastico, quindi grazie Sien e grazie Simon per questo dono che è stato molto utile e molto utile e provvidenziale. Uno dei miei prodotti salvavita, yeah! Questa è di Cosmia, me le aveva prese mia sorella lo scorso anno, se non sbaglio, e purtroppo questa era l'ultima. Non ha ha un potere molto rinfrescante, e un tipo di erogazione veramente fantastica fino all'ultima goccia, e per me che ho la pelle reattiva al caldo, insomma pizzicori, cose eccetera eccetera, perché comunque la pelle secca con il caldo diventa un macello assurdo, è stata davvero un salvavita, perché è un boccione enorme e aveva anche un costo contenuto, perché so che diverse di voi, quando ve le feci vedere, quando mia sorella me le aveva portate, ma ripeto, penso che sia lo scorso anno, mi avete detto che le usavate, che vi trovavate molto bene. Quest'anno poi questa me ne era rimasta poca, sto finendo altre due confezioni, ma di acqua termale, ma quest'anno mi hanno un po' deluso per la confezione, ve ne parlerò quando le finirò. Ragazzi, sappiate che potreste vedere la mia morte in diretta, perché come probabilmente udirete in questo momento ho dovuto chiudere la finestra perché si stavano avvicinando un po' troppo a questa qui sotto e avrebbe dato troppo fastidio sia a voi che a me. Spero che la prima parte non sia insopportabile. Sfidando il caldo e la finestra chiusa, ho finito queste salviettine della Pixi che mi erano arrivata con una PR box. Queste qui, che sono molto carine, molto pratiche, non le usate sul viso, le usate per le mani, perché era un pacchetto piccolino, quindi insomma erano facili da infilare un po' ovunque, da portare dietro. Hanno un solo enorme, unico, grande problema per quanto mi riguarda, e cioè che profumano ma tanto di rosa, e io odio le cose che profumano di rosa. Questo qui è stato un altro mio salvavita. E nel momento in cui la sera sono riuscita a rifare un po' di skin care, poiché il mese di agosto con il caldo intenso non reggevo veramente niente sul viso, cioè anche alcuni contorno occhi un po' più corposi di quello che vi ho fatto vedere inutile di Mater Natura mi trasudavano con il caldo, cioè qua ragazzi, cioè, rendiamoci conto, per cui la pelle, per quanto facesse caldo, ma io ho una pelle a tendenza secca in alcune zone, mi si era molto ispessita, un po' screpolata nelle zone qui, adesso non mi ricordo, il mento, una parte o l'altra, in mezzo alla fronte, queste zone qua,
e non riuscivo nemmeno a fare le maschere perché con il caldo la maschera sul viso non mi dava refrigerio, anche se la mettevo in frigorifero, mi sentivo quasi soffocare. Quindi queste sere la prima cosa ho voluto fare una maschera di una marca che a me piace molto, è sempre un brand coreano ed è Aromatica. Io sto usando anche il loro tonico che indovinate, alla rosa e odora anche di rosa, e nonostante quello l'ho quasi finito, quindi pensate quanto mi possa piacere come prodotto. Ho deciso di fare la maschera questa idratante anti-aging proprio come bella botta, ben subito, ed è una maschera fantastica. Inoltre mi è piaciuto moltissimo anche il tessuto, come è tagliato, è molto preciso, si applica molto bene, non sbrodola il siero, è molto imbevuta ma non vi ritrovate 80 litri di siero che poi vi rimane nella busta, è tutto bello concentrato nella maschera proprio perché è un pochino più gelosino. Mi è piaciuto tutto di questa maschera e questa azienda è davvero interessante. Altro prodotto che ho terminato, ma di questo vi parlo da anni, anche se non nella bustina ma nel barattolo, questa l'avevo presa in maniera un po' fortuita, se vi ricordate un vecchio video di spesa da acqua e sapone. Faceva parte di una promozione ma non lo sapevo né io né la commessa che in quel momento era la cassa, quindi avrei dovuto comprare un altro prodotto di Caloderma, ma non sapendolo io, perché non c'era scritto lì dove l'ho preso e non sapendolo nemmeno la commessa, questo praticamente mi è venuto proprio regalato a pochi centesimi, ed era una bustina monodose, anche se io l'ho usata in un paio di volte, dello scrub di Caloderma che mi piace tantissimo e di cui vi parlo da anni, cioè quello purificante con zucchero di canna, olio di macadamia e lavanda. Mi piace tanto, non ve lo so dire, e non l'ho ricomprato perché sto usando uno di Sien di cui vi parlerò poi a breve. Altro prodotto di cui assolutamente vi devo parlare, ma ve ne ho già parlato in più di qualche video, sono le marmellate bio della Prozis. Sono questi barattoli che esistono alla fragola, al pomodoro, alla zucca e alla pesca. E io acquisto sempre pesca e zucca, che sono entrambi buonissimi, e la zucca vi giuro che è spettacolare. E sono questi barattoli qua, li acquisto sul sito di Prozis e fanno parte del mio gruppo marmellate preferite. Questi sono stati i miei salvavita del mese di agosto. Se avete visto qualcuno dei miei ultimi video, soprattutto un video vlog dove vi ho spiegato un po' che cosa mi è successo durante il mese di agosto, se non l'avete visto anche quello ve lo lascio giù in descrizione, comunque è l'ultimo video vlog che ho pubblicato e non mi ci soffermo, non riracconto tutto, se no non si finisce più. Comunque, non riuscendo a mangiare praticamente quasi nulla, dandomi fastidio poi un po' tutto, anche a livello proprio di stomaco, nel senso di mi dava nausea un po' tutto, l'unica cosa che riuscivo a buttare giù per evitare i crampi allo stomaco erano le fette biscottate della Gentilini, e ho mangiato, non so, queste sono due, ma perché ne ho tenuta una per tipo, non lo so, adesso sto continuando a comprare quelle classiche, che sono quelle belle cicciottose, quelle, se non conoscete le fette biscottate della Gentilini, non so come siate cresciuti, perché sono una roba spettacolare, sono le fette anche quelle un po' spesse, hanno un sapore, una cosa che non potete capire, sembrano un dolcetto proprio. E queste sono quelle con meno zuccheri, queste nella carta verde, e queste qua invece sono quelle tipo bomba, che indovinate, sono quelle che continuo a mangiare a colazione, perché a colazione continuo ad avere un po' di problemi, nel senso proprio di aver voglia di mangiare le cose, non problemi di digestione, non ho problemi con niente fondamentalmente, se non uno, la fame, cosa che prima la mattina mi alzavo che vedevo rosso per la fame, e secondo non mi va quasi niente, quindi mangio queste fette biscottate con il tè. E sono spettacolari, e se non fosse stato per queste, perché ho provato a mangiare dei cracker secchi, non mi si piantavano sullo stomaco e me li riportavo fino a sera, ecco, quindi queste mi hanno salvato la vita.
io agosto sono andata avanti con queste fette biscottate, bevevo molta acqua, mi facevo delle tisane fredde, insomma tè, tisane fredde, queste cose qua, e questo è stato il mio fantastico agosto. E questo è tutto anche per oggi, spero che vi abbia fatto piacere andare a scartabellare nella mia spazzatura, perché a tutti gli effetti quello... Vi saluto, vi abbraccio e vi bacio, non prima di avervi detto l'emoji di oggi. E in onore delle fette biscottate della Gentilini, l'emoji di oggi sarà la tazza di caffè latte, di tè, non mi ricordo cosa c'è, o i biscotti, cose per la colazione. E se non avete l'emoji, mi scrivete con cosa fate voi colazione, una cosa, che ne so, i biscotti o niente. La vostra cosa preferita per la colazione, fate voi. Vi saluto, vi abbraccio e vi bacio, e come sempre state bene e alla prossima. Ciao!